Ciao, sono Eddie, CEO di Influencer for Home, la redazione digitale dedicata agli influencer emergenti. I'm just good at caring too much. Perché no? Influencer emergenti sono persone con un seguito inferiore ai 10.000 follower, che possono comunque aumentare la consapevolezza del marchio dei tuoi prodotti o servizi. In tempi recenti, i social media hanno drasticamente stravolto il concetto di influencer marketing, utilizzando appunto gli influencer emergenti, poiché richiedono costi nettamente inferiori, talvolta davvero irrisori, rispetto alle varie celebrità sul mercato. I follower degli influencer emergenti possono essere ovunque, su YouTube, vari social media, possono seguire un blogger, eccetera. La domanda alla quale proveremo a rispondere ora è: a che livello hai il coinvolgimento, cioè l'engagement? Un recente studio afferma che gli influencer emergenti, più o meno intorno ai 10.000 follower, hanno un tasso di coinvolgimento pari al 2,37%, contro il più basso 1,66% di celebrità che vantano milioni di follower al loro seguito. E questo perché i consumatori preferiscono raccomandazioni autentiche da parte di qualcuno che trasmette un senso di genuinità, che reputano quasi un amico. Perciò, perché dovresti fidarti di un influencer emergente? Come detto, gli influencer emergenti hanno un contatto diretto e personale con il loro pubblico, un senso quasi intimo di chi sono i loro seguaci, dato che non solo comprendono il loro pubblico, ma cosa più importante, lo rispettano. Inoltre, vedono il loro ruolo come una responsabilità nel fornire continuamente notizie, idee e opinioni interessanti ai loro follower. E questa strategia funziona. Inoltre, a volte può essere difficile per le celebrità essere credibili nei confronti dei loro clienti. Dopotutto, ve le immaginereste la Ferragni a sponsorizzare un detersivo per piatti, senza nulla ovviamente togliere al mondo dei detergenti casalinghi? Perciò, come e dove trovo gli influencer emergenti? Sebbene i social media ne siano letteralmente brulicanti, trovare quello giusto per il tuo marchio può rivelarsi una bella impresa. Un modo intelligente per trovare un influencer emergente perfetto per il tuo marchio è cercare attraverso i suoi follower e vedere se qualcuno di loro sta già seguendo il tuo brand, se ne hai uno. Un altro modo per trovarli, che consente di risparmiare molto tempo, prevede il pagamento del database degli influencer in modo da poter accedere alla posta elettronica personale e alle informazioni di contatto di vari influencer emergenti. Una terza opzione che vi consente di risparmiare il denaro del database e il tempo della ricerca è sfruttare la nostra piattaforma Influencer for Home, dove troverete i vari influencer verificati e attivi in più categorie. Tenendo ben presente quanto detto finora, ci permettiamo di dare 6 piccoli suggerimenti per aiutarti a raggiungere più clienti nell'influencer. Il primo suggerimento è: trova l'influencer ideale. Se vendi prodotti o servizi di un dato settore, scegli un influencer con pubblicazioni e argomenti trattati coerenti con ciò che vendi. Il secondo consiglio è: concentrati sugli impegni. Controlla le metriche di coinvolgimento come commenti, repliche, domande e altri importanti indici di rendimento prima di scegliere l'influencer emergente adatto al tuo marchio. Ricorda, mi raccomando, la maggior parte dei grandi influencer in genere non ha il tipo di coinvolgimento che hanno gli influencer emergenti. Questo perché è più facile coinvolgere 1.000 persone rispetto a 50.000 nella stessa circostanza. Il terzo consiglio è: usa un esercito. Tradotto, cosa vuol dire? Trova tanti influencer emergenti simili tra loro che possono promuovere il tuo marchio. Costruisci un esercito di influencer in grado di comunicare chiaramente, semplificare il tuo messaggio ed ottenere l'impatto di cui hai bisogno. Quarto consiglio, trova una rete di influencer emergenti di collegamento. Questo perché gli influencer emergenti tendono a sostenersi a vicenda, lasciando commenti sui contenuti degli altri e condividendone i post. Pertanto, essere supportato da più influencer costituisce una prova sociale rispetto al valore del tuo marchio. Perché quando un cliente vede i commenti di due o più esperti che promuovono le tue offerte, è molto più propenso ad acquistare. Quinto consiglio è: invia un'email settimanale. Per i risultati migliori, inizia da dove ti trovi, con ciò che hai, e non strafare. Tu invia un'email personale per ispirare i tuoi influencer emergenti, dando loro supporto e facendogli vedere che ci sei. In altre parole, devi dargli un'idea di cosa spingere e aspetta maggiori opportunità per migliorare le tue strategie di marketing a lungo termine. Il sesto consiglio è: mostra loro l'amore. Suona strano, lo so, però è proprio così. Gli influencer emergenti, proprio come il loro seguito, non sono numeri o oggetti da sfruttare. Trattali con rispetto e valorizza il tempo che dedicano a sponsorizzare il tuo prodotto o servizio, che sarà presto pronto a lavorare. Ultimo ma non ultimo, rendi le tue mail cordiali. Rispettali e troverai presto l'influencer emergente perfetto che sarà presto pronto a lavorare per te. In conclusione, se si vuole intraprendere una carriera nell'influencer marketing, è necessario partire con il piede giusto e non avere paura degli ostacoli che ci si pareranno davanti durante il percorso. Sono normali e fisiologici e necessari per crescere.
Noi di Influencer for Home siamo sempre a disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento e siamo pronti a dare ad ogni influencer emergente l'aiuto di cui ha bisogno. Ci sentiamo presto. I'm just good at caring.